Quindi ci auguriamo che sia lo stesso anche con questa nuova associazione. E c'è in sala, se non erro, il professor De Santis, lei ha scritto, sbaglio il cognome, ecco, me ne rendo conto, lei ha contribuito a scrivere il libro 8943. Ah sì. Ecco, allora, sbaglio il cognome, le chiedo scusa. Paolucci. No, perché l'ha presentato, ecco perché sì. mi confondevo. E perché avevo notato appunto che l'interesse che poteva suscitare questo libro, dati anche i suoi studi che ha svolto all'estero, perché buona parte delle ricerche che sono all'interno del nuovo libro riguardano il lavoro che ha potuto fare in America, se non erro, o anche in Inghilterra, poi magari se ce lo vuoi raccontare. L'ho tirata dentro per un motivo, che questo volume che poi sono contenta che sarà raccontato oggi nei nostri ospiti, e apre lo spaccato di una situazione particolare che è quella delle spie che hanno operato sul nostro territorio, quali sono state le conseguenze anche di queste figure, gli antagonismi tra l'Inghilterra e l'America, in che modo noi ne abbiamo anche un pochino pagato le scelte in un paese rispetto a un altro, che sono cose che magari non si sanno. E in 8943, questo volume che ha studiato e approfondito la situazione su Frascati, si è andato a vedere che noi abbiamo pagato e pesantemente scelte che erano sopra la nostra testa, prese dai governi, purtroppo anche dal nostro governo. E quindi mi auguro anzi che in qualche modo si riesca a trovare un legame, perché noi stiamo lavorando per ottenere, andare a ripresentare la domanda per avere la medaglia d'oro Frascati e tutti gli elementi che possono contribuire a far rivedere la nostra pratica sono ovviamente tutti ben accetti. Grazie quindi di questa vostra presenza, grazie di questa prima iniziativa che sono sicura seguirà.